candele accese e palloncini bianchi per ricordare il piccolo Giuseppe, il bimbo di 7 anni ucciso a botte dal compagno della mamma. I ragazzini di Cardito, in provincia di Napoli, hanno voluto commemorare così il loro sfortunato coetaneo, accompagnati dai loro genitori, in una marcia silenziosa. «I bambini non si toccano», c'è scritto sugli striscioni portati dai piccoli manifestanti. Alla fiaccolata hanno partecipato circa 3.000 persone. Partita dalla chiesa dei Santi Giuseppe ed Eufemia in piazza Giovanni XXIII, è arrivata a piazza Garibaldi nella chiesa di San Biagio. Cardito, ha detto il sindaco Giuseppe Cirillo, grida forte giù le mani dai bambini. Siamo qui tutti quanti in piazza, questa fiaccolata silenziosa è dovuta proprio a questo. Vogliamo stare in silenzio, vogliamo dimenticare, ma allo stesso tempo vogliamo ricordare il piccolo Giuseppe, perché è una ferita dell'intera città, tutta la comunità è ferita, non si sa se si prova rabbia, se si prova dolore, siamo ancora sconvolti, e quindi questa è una testimonianza dell'intera comunità che Cardito non è, come qualcuno voleva far passare, che era una città degli orrori assolutamente, ma è una città che si stringe intorno a Giuseppe, alle sorelline e a tutte le persone che l'hanno voluto bene.